Benvenuti alla Buonanotte da Eroe. È una chiacchierata notturna quella che facciamo con Aldo Cicchini. Aldo Sebastian Cicchini. Ciao Aldo. Ciao Jasmine, come stai? Tutto Benissimo, tu come stai? bene, tutto bene. Parlo piano perché le bambine dormono già, quindi. Infatti, dobbiamo fare pianissimo. È proprio il bello della Ah, Buonanotte, riuscire a sì. parlare piano piano, confidandoci anche le cose più incredibili. Io ho di te, al di là di quello che le persone possono sapere prima di magari essere venuti ad ascoltarti in un concerto o averti visto in televisione, in rete oggi ci sono informazioni e su di te si può sapere moltissimo. Io, per esempio, ho indagato un po' e ho scoperto che tu hai cominciato a suonare all'età di 5 anni, quindi eri piccolissimo. Un vero prodigio. Soltanto, ma com'è possibile che un bambino a 5 anni esprima il desiderio di voler suonare il violino, Aldo? Guarda, io volevo farlo anche prima. Il fatto è che sono nato e cresciuto in Uruguay, no? E praticamente da quando avevo 2 anni, cioè tornando dall'asilo nido, chiedevo ai miei genitori di mettere questo CD che avevamo delle 4 stagioni di Vivaldi. E prima di andare a giocare con mio fratello maggiore, era la routine, cioè ogni giorno, no? Tornavo da scuola, dovevo ascoltare quello, mi buttavo sul divano così, una volta finite le 4 stagioni andavo a giocare con mio fratello, ma quello dovevo farlo ogni giorno. Pensa che a 2 anni, cioè, avere questo desiderio, diciamo, cioè, era particolare. E i miei hanno cercato in Uruguay, non è che c'è questo grande mondo della musica classica, no? Quindi non era facile. Loro volevano, cioè, hanno cercato un insegnante di qualunque strumento, cioè, nel senso, per aiutarmi un po' a, come dire, a coltivare questa passione da piccolo. E hanno trovato dopo, cioè 3 anni, avevo già 5 anni, quando hanno trovato questo insegnante che si chiama Ludmila Cavallaro, che insegna il metodo Suzuki, che è un metodo giapponese che insegna ai bambini a giocare praticamente con lo strumento, cioè molto, come dire, molto spontaneo, no? Il modo in cui l'approccio iniziale, e si impara giocando così. Prima di imparare a leggere la musica, si gioca con lo strumento, così poi a 6-7 anni si ricomincia, si fa il metodo tradizionale, come fanno tutti, però nel frattempo già si conosce molto bene lo strumento, quindi è particolare. E quindi il fatto di aver giocato, il fatto di aver utilizzato uno strumento in modo così spontaneo è un vantaggio perché quando arrivi al pentagramma vero e proprio e al solfeggio, a quanto pare tu, è come se riuscissi a dare una risposta, una sorta di, come dire, espressione, di scrittura di quello che già facevi spontaneamente. E certo, è come facciamo noi, che impariamo prima a parlare, poi a scrivere e leggere. Cioè, e quindi con lo strumento succede questa cosa, con il metodo Suzuki, diciamo. Aldo, io sono partita in quarta subito a farti delle domande perché sono curiosissima di sapere tante cose, ma voglio dire a chi sta guardando il video in questo momento in diretta sul canale YouTube che tu sei un grandissimo violinista, sei un violinista di fama internazionale, hai viaggiato ovunque nel mondo, ti sei esibito ovunque nei più grandi teatri di fronte a chissà quante persone. La cosa bellissima che ti ha portato qui stasera, ed è un privilegio per me incontrarti, è che al di là dell'espressione del tuo talento, che tu hai coltivato con, immagino, molta pazienza e disciplina, tu aggiungi un cuore fantastico perché stai facendo dono del tuo talento e della tua eccellenza nel suonare uno strumento, tra l'altro, così difficile come il violino. Con un pubblico che è un pubblico molto particolare, perché innanzitutto tu ti rivolgi a un pubblico in carne ed ossa, cioè ai tuoi vicini di casa. Mi racconti come hai iniziato questo tuo desiderio di andare sul balcone di casa e di esprimerti attraverso il tuo strumento qual è il motivo, qual è la ragione che ti ha spinto a farlo? Allora, tutto è partito dalla mancanza che avevo del pubblico, del contatto col pubblico, perché,
Cioè, in questo periodo io sono violinista della Sinfonica Nazionale della RAI, ma in questo periodo, cioè sì, prima di che tutto cominciasse, ero eccezionalmente, stavo facendo 2 mesi di collaborazione col Teatro alla Scala a Milano. E siccome abito a Milano e la RAI è a Torino, cioè, c'è stata questa chiamata e ero contento di lavorare sotto casa, diciamo. E quindi, ok, stavo lavorando in Scala. E hanno trovato un caso di coronavirus in Scala. E quindi la Scala ha messo tutti in quarantena da 25 o 24 o 25 di febbraio. Quindi diciamo che la mia quarantena è cominciata 10 giorni prima di tutti gli altri. Questo Oh, wow. perché già il 10 di marzo per me era tantissimo tempo, cioè che non ero stato in contatto col pubblico, no? E a me la cosa che più mi appaga non è il violino in sé, ma è poter vedere gli sguardi della gente e vedere le emozioni nei loro volti mentre sentono la musica che produco, che faccio anche con i miei colleghi. Cioè, e questo contatto è la cosa che più mi piace e mi mancava tantissimo. Allora ho pensato, ok, la situazione è questa, cosa posso fare per reinventarmi? E ho pensato di fare un concerto online da camera mia, proprio, cioè concerto da casa per tutti quelli che sono in quarantena. E l'ho messo online su Facebook e Instagram e questo era il venerdì, sì, venerdì 13 di marzo. E che è successo? Lo stesso giorno mi arriva una comunicazione da un amico che c'era sto flash mob famoso che è partito da tutti i musicisti, così. Questo era il 13 marzo proprio. Allora, questo alle 6 del pomeriggio e il mio concerto in diretta era alle 7:30. E io praticamente cioè suonicchio anche la chitarra, quindi ho registrato la chitarra cioè per accompagnarmi, mettevo il tablet, la cassa, ho fatto questo esperimento perché non potendo suonare insieme ad altri, ho detto ok, suono almeno insieme a me stesso, e così è più divertente, no? Almeno qualcuno mi accompagna. E ho registrato tutto, e tutto questo era già pronto da un paio di giorni prima. E mi arriva questa cosa a mezzogiorno, lo stesso giorno, che alle 6 ogni musicista sarebbe uscito al balcone a portare gioia ai vicini e così. Allora ho detto a mia moglie 5 minuti prima, le ho detto, senti, io il programma ce l'ho, vado sul balcone, suono uno dei pezzi, 5 minuti e basta, cioè, mi va di fare sta cosa, perché cioè, magari porta gioia anche ai vicini, no? Ma così, proprio era una giornata freddissima. C'era vento, così era grigio, cioè veramente io sono uscito con una fatica incredibile da questo, in questo balcone perché c'era proprio una situazione di disagio totale. E poi c'è anche molto timidamente perché non sapevo quale poteva essere la reazione dei vicini, no? Allora sono uscito così, ho cominciato piano piano a suonare, dopo 2 minuti erano tutti sul balcone, poi è particolare il nostro edificio perché un edificio ha forma di ferro di cavallo, abbiamo un cortile grande e davanti un altro uguale e quindi è una specie di teatro all'aperto, no? E questo anche ci aiutava alla dispersione del suono, no? Cioè la propagazione del suono. Allora, niente, cioè, tutti sentivano bene, nessuno se l'aspettava perché nessuno mi vede uscire col violino, io il violino ce l'ho a Torino e qui ne ho un altro per studiare, quindi non è che mi vedono in giro, vedono il violinista. Cioè. E quindi quasi nessuno sapeva, nemmeno che io fossi musicista. Comincio a suonare, dopo 2 minuti erano tutti lì così, è finito questo, c'è applausi, urla, così, cioè nessuno se l'aspettava ed è stato bellissimo. E chiedevano di più. Allora ho detto, ok, cioè io nel mio concerto online quella sera avrei suonato 5 pezzi e facciamo il secondo pezzo e facciamo il terzo. E dopo il terzo ho detto, ok, siccome è una cosa che fa sia bene a loro che a me, cioè vediamoci domani alla stessa ora, no? E così è partito, domani alla stessa ora e fino al 3 aprile, che era la fine della quarantena, teoricamente, ho suonato ogni sera. Ed è stato bellissimo perché era il nostro appuntamento, cioè era il nostro momento per dimenticare le brutte notizie, la morte, cioè volare insieme in un mondo perfetto, senza sofferenza, senza paure. Cioè, ed è stato il nostro, era il nostro momento e si è creata una specie
di squadra, nel senso che c'erano i compleanni dei bambini e cantavamo tutti insieme tanti auguri, abbiamo cantato l'inno insieme, abbiamo cantato Nel blu dipinto di blu, cioè tutti vicini a squarciagola, cioè, mentre io suonavo, era bellissimo. E si è creata una specie di, come dire, cioè non potendo starci vicini gli uni agli altri, comunque ci abbracciavamo in questo modo ed era bellissimo. E poi, diciamo, dopo ho fatto il mio concerto online, che è stato anche molto gradito da tante persone, e ho detto, dai, come posso fare per metterli insieme? E ho cominciato a mandare online sui social i concerti sul balcone. Quindi ho messo insieme queste cose, idee mie e non mie, tutto dentro, e così è partita la cosa. Che spettacolare! So che tra l'altro tu abiti in una zona di Milano, Aldo, che è praticamente molto abitata da cinesi. Sì, infatti siamo al confine di Chinatown, quindi ce ne sono tanti. Incredibile questa cosa perché a maggior ragione mi fa pensare alla musica come alla forma di espressione anche umana, perché attraverso di te questa cosa riesce a valicare qualsiasi tipo di barriera, quindi a dispetto di quello che una persona può pensare o può credere perché ascolta le notizie o perché magari cede un po' alla tentazione di avere dei pregiudizi, o la musica veramente non conosce confini, come è vero che purtroppo il virus non conosce confini, è altrettanto vero che la musica riesce a scavalcare le barriere, a volare, a sorvolare sulle differenze, trovando nei cuori delle persone un motivo per riconoscerci uomini, Sì, esseri umani, di fronte alla stessa esperienza meravigliosa che chiamiamo vita. Ed è questa la cosa speciale. è l'unico linguaggio universale, diciamo, che ci unisce tutti, quindi che tutti Esattamente. capiamo, e quindi è molto bello, cioè la musica è incredibile, vabbè. Lo dico io, cioè, sono di parte, però. Certo, perché sei musicista e sei abituato a questo, ma le persone che usufruiscono di questo dono che tu stai facendo sono secondo me anche rese più sensibili a questa possibilità, perché troppo spesso la musica, specialmente al giorno d'oggi, viene utilizzata un po' come, non lo so, è magari un ritmo che accompagna le nostre giornate, magari c'è un ritornello che ci torna spesso in mente, ma si perde la capacità della musica di creare comunione, cioè di unire le persone tra di loro. Infatti, sì. E questa è la cosa meravigliosa. Allora, se la musica è portatrice di un messaggio, il tuo messaggio è sicuramente un messaggio d'amore. Tu ne sia consapevole o meno, non lo so quanto tu sia consapevole Sì, di lo sono, lo sono. questo, perché è quello che arriva alla fine. Un messaggio d'amore, un messaggio di unione, un messaggio di fratellanza, un messaggio di anche di guarigione. La musica comunque ha un potere taumaturgico Sì, conosciuto, sì. la scienza lo sta sperimentando, l'ha sperimentato, esiste la musicoterapia. Allora, tu lo sai, Aldo, che questo appuntamento della buonanotte è un appuntamento dedicato ad artisti, ma anche a persone che magari non hanno ancora scoperto il loro talento artistico o forse sono alla ricerca di loro stesse e sono alla ricerca del modo con cui dire all'umanità ci sono e voglio dare il mio contributo. Allora, partiamo dal presupposto che tu hai capito subito, appena nato, quale fosse il tuo dono. Che consiglio puoi dare alle persone che ancora non hanno trovato, scoperto questa loro dimensione? Che consiglio vi posso dare? Boh, è seguire il proprio istinto. Cioè, credo che ognuno ce l'ha un proprio talento. Io ho avuto la fortuna di averlo trovato da molto piccolo, però sono convinto che ogni persona in questo mondo abbia un talento speciale per qualcosa. Quindi continuare a cercare, secondo me, prima o poi ognuno trova la propria strada. Tra l'altro, credo che è proprio in situazioni così sfidanti, io amo definirle così, che ci si mette alla prova, ci si misura con noi stessi e forse si è proprio nella condizione ideale per fermare noi in un mondo che in apparenza, ma solo in apparenza, è fermo, perché in realtà la vita è un continuo fluire e divenire, per fare un po' il punto della situazione, farsi delle domande,
no? Certo. Che nel rumore di tutti i giorni della nostra vita di prima magari non avremmo avuto modo di porci, invece ora c'è l'occasione per farlo. Chi è Certo. Aldo Sebastian Cecchini? Per Aldo Sebastian Cecchini, per me sei un angelo dal ciel disceso per troppo peso. Uso questa espressione ogni volta che mi trovo di fronte a una persona che ha una luce speciale, particolare e riesce soprattutto a donarla, a farla trasparire, è generoso di sé. Chi è Aldo per Aldo? Allora, io mi ritengo una persona molto fortunata, nel senso che ho fatto degli sforzi pazzeschi per arrivare dove sono arrivato, però ho anche avuto una componente di fortuna, nel senso che sono nato in una famiglia che mi ha appoggiato. Ho trovato, cioè quando sono venuto qui in Italia nel 2007, ho trovato un insegnante che era proprio la persona giusta, cioè nel senso dopo tanto cercare. Però comunque l'ho trovato. E quindi c'è tante cose che mi sono successe, sono molto soddisfatto del percorso che ho fatto, della vita. Cioè, ho sposato una donna incredibile, abbiamo due figlie che sono bellissime, cioè, non mi posso lamentare. Cioè, sono una persona molto grata alla vita e a tutto quello che mi succede intorno, nel senso. E sono anche una persona che in questo momento, infatti, una cosa che ha fatto pure partire questo dei concerti sul balcone era il fatto che per me il 2020 era l'anno giusto per donare alle persone, nel senso che era da un anno, il 4 marzo, dovevo fare un concerto in beneficenza a Milano molto importante ed è saltato per questa cosa del coronavirus. Ed è una cosa che mi ha fatto molto male perché ci tenevo tanto ed era da un bel po' che volevo un po' restituire al mondo tutto quello che mi ha donato, no? Allora, quando è saltato questo concerto, è rimasta comunque la voglia enorme di dare qualcosa alle persone. Poi anche no, la situazione frustrante del non poter fare niente per aiutare le persone, no? Allora, ok, non sono un medico, non posso salvare le vite, però almeno posso regalare la musica, regalare emozioni e aiutare le persone non solo a sopravvivere, ma a vivere anche dei bei momenti in questo periodo molto duro per tutti. Allora, niente, Aldo nel 2020 è la persona che vuole restituire al mondo un po' di quello che ha avuto, che sono state tante belle cose. E continuo così e speriamo bene. Aldo, sai perché mi viene un po' da sorridere? Perché oggi ci siamo misurati con le nostre prove tecniche di trasmissione, abbiamo fatto le prove su Sì. Skype, abbiamo fatto i numeri e tu continuavi a dirmi io non sono così bravo con la tecnologia. Allora voglio dirti questo, è vero, è saltato un concerto importante, ma credi che avrebbe avuto la stessa risonanza che ha avuto il tuo donarti quotidiano o quasi quotidiano alle persone? Poi sai un'altra cosa che voglio dirti, che è abbastanza sotto gli occhi di tutti, perché è una cosa reale, una cosa vera. Ci sono molti modi per dare una mano a qualcuno. Cioè, è vero, puoi salvare una vita da medico, ma puoi salvare una persona semplicemente aiutandola a vincere un momento di scoraggiamento, di depressione, di tristezza. In questo modo il suo sistema immunitario si fortifica e quindi puoi aiutarla a prevenire il lavoro del medico. Certo, infatti questo è successo. Cioè, tante persone da ogni parte del mondo mi hanno scritto che a loro faceva bene tantissimo questo, che non vedevano l'ora perché era il programma bello della giornata per loro, no? E infatti era anche un modo di far compagnia a tante persone sole che magari non potevano vedere i loro familiari. Cioè. E quindi, cioè, diciamo che è partita come una cosa molto spontanea che è successa perché ho visto subito la reazione nei miei vicini, ma poi non mi sarei mai aspettato un feedback così grande, diciamo, dal mondo, perché. Però poi, passando i giorni, cioè passavano i giorni,
e ho cominciato a rendermene conto di quanto era grande questa cosa, perché poi ricevendo i messaggi da tantissime persone mi sono reso conto che ed è stato molto emozionante, cioè, ma veramente molto emozionante, fermarmi un attimo e capire cosa stava succedendo e come era partito tutto e a che punto eravamo. Era qualcosa di pazzesco, infatti cioè, mi ha fatto molto felice vedere di aver fatto del bene a così tante persone. Ci sono riuscito su Weibo, che è la specie di Facebook cinese, che lì mi seguono quasi 800.000 persone, e ho fatto dei concerti live perché alle 6 del pomeriggio in Italia, lì è mezzanotte, ed era l'una prima che cambiassimo l'orario, no? Allora, cioè, è un po' tardi per loro. Certo. Mentre loro erano ancora in quarantena, cioè sto parlando di primi di aprile, ho fatto qualche concerto live alle 2 del pomeriggio qua, che erano le 8, le 9 di sera, e sono riuscito a collegarmi con 328.000 persone in un solo concerto. Cioè, sono 4 volte San Siro, pieno, incredibile, no? È E meraviglioso. tutte queste persone, cioè, se vedevi tutti i messaggi mentre stavo facendo questo concerto, cioè, non ce la fai a leggere tutto quello, cioè, era bellissimo, e i feedback, cioè, mi mandavano loro messaggi di incoraggiamento: guardate che in Italia tra 2 mesi sarete messi così, e mi mandavano le foto loro al parco, tutti con la mascherina, però la vita fioriva ancora lì, no? Ricominciava, e le foto della metro di Shanghai affollata, tutti con la mascherina, ma tutto ok, cioè, nel senso, la vita lì continua. E per Certo. me ci sono stati momenti molto duri, perché abbiamo pure perso un nostro amico per il coronavirus, ed è stato un colpo molto, molto duro per noi. E lo stesso giorno che è successo, nemmeno lì mi sono fermato con questa questione dei concerti, perché. E in fondo poi è stata una cosa che ha fatto più bene a me che agli altri quella sera. E la musica fa bene a tutti, cioè, nel senso, è stato, te lo dico, anche forse in modo un po' egoista, cioè, nel senso, lo facevo anche per me, perché avevo anche bisogno di fare questo. Certo. Beh, del resto se ci pensi è come un cerchio che si chiude, perché quando eri piccolino il tuo desiderio è stata una delle prime cose che hai detto stasera, stanotte, quando hai detto il mio primo desiderio non era tanto quello di suonare il violino, quanto di guardare i visi delle persone emozionate nel ricevere le note che io suono con il mio strumento. Quindi tu hai sempre cercato. Ecco, questa è la cosa meravigliosa che vedo di te, Aldo, perché i musicisti nel mondo ce n'è tantissimi e musicisti eccellenti ce n'è anche tantissimi. È che laddove un musicista abbina all'eccellenza della propria performance anche un perché grande, una ragione grande, che è comunque quella di dare, magari anche solo per dire grazie, perché la vita mi ha dato tanto e quindi questo è il modo che io ho per restituire, per dimostrare la mia gratitudine alla vita. Quindi tu mi hai dato il talento, io te lo trasformo. Alla fine il tuo lavoro è stato il tuo curriculum accademico, brillante tra l'altro, perché sei sempre uscito da ogni università, pieni voti con onorificenze, riconoscimenti, premi, hai vinto concorsi, hai fatto di tutto, Aldo. Io ho scoperto delle cose molto belle di te, ma questa notte io desideravo condividere con i viewer di questo appuntamento il tuo cuore, perché queste sono informazioni che comunque i nostri follower, viewer troveranno in internet se vorranno approfondire. Sono cose che si dicono e magari sono nel curriculum, ma averti qui e sentirti parlare in prima persona di questa esperienza così importante. E voglio dirti anche un'altra cosa, sai, ho sempre pensato erroneamente che il detto
The Show Must Go On fosse un po' cinico nei confronti delle persone che magari hanno subito una perdita o perché dice, ma come far finta di nulla? E invece, a maggior ragione, questa sera, attraverso le tue parole, io comprendo che è un modo per dire alla vita, tu trionfi sempre, ovunque. E questo è il messaggio. Vuol dire che qualsiasi cosa succeda attorno a noi o nelle nostre vite, dobbiamo avere il coraggio di fare quello che fa un ciuffo d'erba che magari spunta da una crepa nel cemento, proprio, o dagli alberi, ti ricordi in Australia arrivavano delle foto incredibili della natura che a dispetto degli incendi riusciva a così a fiorire, a portare la manifestazione di sé da tronchi che sembravano irrimediabilmente compromessi, rami che sembravano non poter più produrre nessun frutto. Quindi è bellissimo averti qua. Senti, voglio provare una delle... Io ho preparato delle domande per te, ma ho preferito poi appunto lasciarti andare proprio così. Ecco, mi stai dimostrando che quello che tu hai scritto su Facebook in un post bellissimo di ieri riguardo all'importanza di avere un atteggiamento nella vita, tu me lo stai, ce lo stai comunicando, è così, quindi avere un buon atteggiamento nella vita anche in circostanze così fa tutta la differenza, Aldo. È così, infatti sono molto convinto di questo, e forse la mia più grande fortuna è stata affrontare anche le avversità con il sorriso. Forse questa è stata, cioè forse grazie all'ottimismo, diciamo, a volte ingiustificato in me, forse grazie a quello sono riuscito a fare questa strada. Che spettacolo, l'hai detto forse ingiustificato, ma l'ottimismo è guardare avanti. È vero, a volte ci raccontiamo delle favole, Aldo, e non sempre la realtà risponde secondo le nostre aspettative. D'altra parte è anche vero che è meglio avere questo atteggiamento piuttosto che precludersi la possibilità di sperimentare, perché se non ti butti non puoi mai sapere come potrebbe andare, quindi tanto vale provarci alla fine. Sì, sì, l'importante è rialzarsi col sorriso, è questo. Ed è successo tante volte, cioè, infatti dalle vincite non si impara niente, dalle sconfitte si impara molto di più, l'importante è rialzarsi e ricominciare col sorriso. Quali sono i tuoi valori più importanti, Aldo? Cioè già, diciamo, è facile intuirli, ma mi piacerebbe sapere da te quali sono le cose invisibili agli occhi, per dirla al Piccolo Principe, che sono davvero molto molto importanti per te, i cardini della tua vita. Le persone intorno a noi, l'amore, la passione, vivere la vita con intensità, cioè, vabbè, questo non è un valore, comunque. È la passione, cioè, è l'entusiasmo. Io credo che sia un valore. Cioè non dare niente per scontato, questo è importante secondo me, per, cioè in qualunque periodo della vita, perché adesso abbiamo il tempo di pensarci, di ripensarci, però non dimenticare nemmeno cosa voleva dire, cioè non dimenticare in futuro cosa voleva dire stare chiusi a casa e non poter fare niente, non essere liberi di... cioè io quando siamo entrati nella fase 2, quella sera sono andato a correre al parco Sempione e la gioia che provavo in quel momento era una cosa incredibile, e sai cosa? Quello mi rimarrà, e ogni volta che vivrò un'esperienza così rivivrò quella gioia, quell'euforia, quella sensazione incredibile, cioè era essere, correre libero, sentire il profumo dei fiori, dell'erba appena tagliata, gli uccellini, c'erano le papere nel parco, cioè era bellissimo. E cioè, questa, secondo me questo momento molto difficile per tutti ci ha insegnato a
a dare il giusto valore alle cose semplici della vita. Wow. E questo secondo me, perché sai, gli esseri umani abbiamo una memoria molto corta, cioè purtroppo la storia ce l'ha dimostrato. E, io spero, cioè sono ottimista in questo, che tante persone al mondo dopo questa esperienza daranno un valore più grande a quello che hanno e alle cose semplici della vita. Nel senso, sono a casa, sono stato chiuso per 3 mesi, ma sto bene. Le mie figlie sono tese perché non possiamo uscire, ma stiamo insieme. E sto vedendo, cioè, grazie a questa situazione, diciamo, cioè grazie, cioè per questa situazione che siamo a casa, io e mia moglie, stiamo vedendo i primi passi di Victoria, della nostra figlia più piccola, e questo non sarebbe successo se in situazioni normali. E quindi diciamo che tirare fuori, e questo è anche molto merito di mia moglie perché è una persona speciale, vedere le cose, cioè, come si dice, il bene anche nell'avversità, cioè trovare le cose buone. E questo, cioè questa quarantena ci ha insegnato tanto, a, almeno nel nostro caso, qui dentro casa, a trovare il buono nell'avversità. Che meraviglia, meraviglia. Io proseguirei ancora per tantissimo tempo. Abbiamo superato la mezz'ora, quindi dobbiamo darti la notte e andare a dormire. Io ti ringrazio per essere stato con noi questa sera. È stato un onore conoscerti in virtù del fatto che sei innanzitutto uno splendido essere umano. Aldo, grazie mille Jasmine. Oltre ad essere e ti ringrazio per l'invito. È stato bellissimo parlare con te, mi metti molto a mio agio e io non sono bravo con le parole, quindi grazie. Sei stato eloquentissimo, sei stato bravissimo con le parole. Guarda, mi sono commossa, mi sono emozionata e sono sicura che molti di coloro i quali ci vedono in questo momento sono d'accordo con quello che dico, perché è vero, ci siamo forse dimenticati di apprezzare le cose più semplici, le piccole cose, di essere grati per il semplice fatto di essere ancora vivi e di godere di buona salute, che è oggi come oggi un privilegio grandissimo. Aldo, ti faccio i miei migliori auguri, sono sicura che quando questo periodo sarà finito tu tornerai nei grandi teatri a esibirti davanti alle telecamere, in giro per il mondo, serberai questo patrimonio, questa ricchezza, questo ricordo con te, saprai farne buon uso ovunque andrai per ricordare a te stesso l'importanza di non dare nulla per scontato, ma ricordarlo anche alle persone con cui vieni in contatto, alle tue figlie. È un valore grande quello che porti con te. È un atteggiamento, un'attitudine meravigliosa. Quindi buonanotte Aldo, salutami tua moglie, salutami le tue bambine, dai un bacio al tuo harem splendido. Grazie. È una più bella dell'altra e ci sentiamo presto. Ok, buonanotte a tutti, ricordiamoci dopo questo inciampo di rialzarci col sorriso. Fantastico, ciao, buonanotte Aldo, buonanotte ciao. A tutti, ciao ciao, buonanotte, buonanotte. Ciao. Buonanotte.